La rottura tra Fedez e J-Ax pare sia avvenuta per cose non piacevoli scoperte dopo il mio live a San Siro. Lo dice proprio il marito di Chiara Ferragni. Tra Fedez e J-Ax non corre più buon sangue, e la cosa è risaputa. Dopo il noto singolo italiano e il sodalizio artistico tra i due, ed anche l'amicizia, è giunto al termine. Pochi giorni fa è stato proprio lo storico vocalist degli Articolo 31 ad esprimersi brevemente sulla vicenda durante una intervista doppia alle Iene. Il rapper 46enne aveva detto che la colpa di tutto questo era soltanto sua: sono stato io a volermi staccare da Fedez, volevo dimostrare a tutti di essere capace di andare avanti anche da solo. Una giustificazione che però non è parsa molto convincente, anche e soprattutto per il tono utilizzato, molto distaccato e sbrigativo. Fedez su J-Ax: dopo San Siro ho scoperto cose non piacevoli. Eppure lo stesso Fedez ha voluto dire la sua in merito. Lo ha fatto a margine della presentazione del suo nuovo disco, Paranoia Airlines, in un evento organizzato da Vanity Fair. Il live di San Siro di giugno ha rappresentato un traguardo enorme ed impensabile per la mia carriera. Ma purtroppo nasconde anche delle cose non belle che mi sono state tenute nascoste. E proprio allo scopo di poter cantare in quel posto. Cose non piacevoli. Quindi sono probabilmente questi avvenimenti non svelati dal marito di Chiara Ferragni ad aver contribuito alla rottura con J-Ax. Anche se Fedez, chissà quanto in maniera sincera, alla domanda se tornerà mai a collaborare con il suo ex socio, risponde: non si sa mai. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.